Capitano, un'operazione importante, lo spaccio della droga che avveniva a Terracina e non solo, 18 ordinanze di custodia cautelare. Ecco, come parte l'indagine? L'indagine parte alla fine del 2015 a seguito di una denuncia presentata da una madre che definirei Coraggio, denuncia che è stata presentata per aiutare il figlio che da alcuni mesi era vittima di estorsione da parte di soggetti terracinesi che appunto sono stati anche destinatari di queste misure, i quali in più occasioni hanno minacciato il figlio e anche altri componenti della sua famiglia per ottenere i soldi che aveva accumulato come debiti. Di droga, minacce che a volte sono state effettuate di persona, quindi raggiungendo la vittima o a casa sul posto di lavoro, altre volte a mezzo di telefono. E alcune di queste minacce poi si sono concretizzate in vere e proprie aggressioni nei confronti della persona, appunto vittima di pestaggi. È stata un'indagine comunque sia complessa, durata 2 anni. Sì, è stata un'indagine molto molto complessa che è durata 2 anni, un'indagine che comunque ha interessato in gran parte il territorio di Terracina, ma si è estesa anche in quello di Aprilia, di Fondi e di Priverno. Un'indagine complessa che è stata svolta in maniera tradizionale, quindi ricorrendo a tantissimi servizi di osservazione, di pedinamento, di controllo che ci hanno permesso anche di registrare numerosi riscontri. È stata svolta naturalmente con il ricorso anche ad indagini tecniche che ci hanno consentito anche di comprendere quelli che erano i termini criptici convenzionali che utilizzavano appunto gli spacciatori per indicare lo stupefacente, che in particolar modo era cocaina, hashish e marijuana.